Hola ciurma, in questo video andremo a sfatare tantissimi TikTok su Minecraft, molto assurdi, cose che non hanno completamente senso. Come sempre ragazzi, vi invito ad iscrivervi al canale, della campanellina e lasciate subito un sacco di mi piace. A 20.000 like faremo dei TikTok ancora più assurdi. E ragazzi, nel primo TikTok abbiamo un easter egg di Minecraft. Apriamo la crafting e sbam, se scriviamo... Si attiva la modalità pirata. E noi siamo pirati. Vediamo subito se è vero. Quindi ragazzi, piazziamo una crafting, la andiamo ad aprire. Apriamo il libro e dobbiamo scrivere proprio E-X-C-T-Z. Oh! Sono venuti a prendermi? Cosa? Non ci credo. Ci ha cambiato ragazzi Minecraft in piratesco. Quindi sì, il TikTok è confermato. Che cosa assurda. Ma volete vedere un segreto di Minecraft? In questo TikTok piazza dell'acqua. Ok, della terra. E poi mette tutti i sapling di questo mondo. Butta una... Mancava il fatto che buttassi il telefono, vero? Sì, eccolo, eccolo. Allora, quindi, dobbiamo fare un buco 2x2. Mettiamo l'acqua così. Tappiamo in questo modo. Poi mette i sapling così, così, così e così. Anzi, no, cavolata. Li mette praticamente così, così, così e così. Lancia questo e... Non succede nulla! Perché il TikTok è... Ah, devo dirlo io? Sfatato! In questo TikTok ci fa vedere un altro metodo come rompere la bedrock. Quindi piazzo un pistone, poi la redstone, una trapdoor, l'ossidiana attiva la cosa. Penso che qua spam clicchi col pistone e bam, ha rotto praticamente la bedrock. Un metodo alternativo su come rompere la bedrock. Bene, quindi proviamolo subito. E come prima cosa facciamo così. Abbiamo bisogno della bedrock, giusto? Quindi pam. Pam, ok, sì. Ecco quella bedrock che andremo a rompere. Allora, lui ragazzi cosa fa? Piazza questo. Piazza poi questo qua. Il blocco lo piazza. Piazza questo. Piazza poi questo qua. Piazza il blocco di redstone qua. Poi piazza la trapdoor così. Scende giù. Piazza la TNT così. E poi spam clicca qua in questo modo. Beh, il pistone è girato. Ma avrà funzionato? No. Ma io non demordo, perché so che la bedrock si può ridistruggere. E voi ragazzi lo sapevate? Scrivetemelo questo con un commento, ma intanto... Niente. TNT! E raga, vai col pistone! Non ci credo! Ah, ecco! Ora dovrebbe andare, mi sa. Perché ho messo la trapdoor in un altro modo. Così, e si spam clicca lì. E dai. Dai, 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 dai. E niente. Tac. E clicchiamo tantissimo. Nulla. Dai, 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 dai. Niente. Ciurma, ci sto prendendo un sacco di volte, ma non va. Ha funzionato veramente, ragazzi. Oh, no, no, sto che non ci siamo. E quindi sì, ciurma, la bedrock si può spaccare in questo modo e il TikTok è confermato. Ciurma, vediamo adesso subito come si fa un camphor alternativo che brucia per sempre. Più piccolino. Ma raga, è un life hack bellissimo. Ma funziona veramente? Non lo so, non ci credo, ma funzionerà veramente. Vediamo subito. Allora, piazziamo l'anvil e prima di tutto enchantiamo l'arco. Perfetto, con flame. Poi mettiamo questo così, questo qua e lanciamo la freccia. Ma? Oh mio Dio! E quindi facendo... No vabbè raga, ma è una cosa spettacolare. Rifacciamolo anche per di qua così. Lanciamo con l'arco. O no? Mettiamo di nuovo la pressure plate. E raga, gli facciamo anche un bel contorno così. Proprio come nel TikTok. E ciurma, la cosa bella è che fa pure luce. E quindi sì, il TikTok è confermato. Devo dire assolutamente niente male. Ma ciurma, chi di voi sa che su Minecraft possiamo givarci il fuoco? E praticamente, oltre a poterlo piazzare, si può craftare l'armatura in chainmail, in catene. E io sapevo che era fattibile tante versioni fa, ma... Beh...
Vediamo se è vero. Vabbè, vediamo se è vero. Quindi, dobbiamo givarcelo. Give Emerald Fire. Minecraft due punti fire. Give chiocciola P Fire 6. Ciurma, ho dei dubbi. Beh, ciurma, io intanto ringrazio tutti questi ragazzotti che mi hanno taggato sotto questo TikTok. Ma purtroppo è sfatato, perché può essere tanto fatto nelle vecchissime versioni di Minecraft. Qua è invece una versione nuova, quindi sì, è finto. Ciurma, ma a me piacciono le cose segrete? Cioè, i segreti quelli belli, belli, belli. Beh, anche a me, soprattutto se è una scala segreta, nascosta. E guardate cosa fa, ha creato queste mappe, ha fatto tutto un muro e poi dietro piazza delle liane e lui può salire così. Va bene. Secondo me, raga, c'è l'inghippo, ma lo proviamo subito. Con un bellissimo comando, raga, ho riempito questo chunk. Facciamo la mappa e... Cazzo, quanto è grande. Bene, andiamo dalla parte opposta della mappa. Abbiamo capito che dobbiamo fare le cose in grande per forza. E questo è l'altro angolo. E sbam, raga, abbiamo fatto un pavimento completamente bianco. Aggiorniamo la mappa ed ecco qua, abbiamo una mappa completamente bianca. Una mappa completamente bianca. Creiamo quindi, ragazzi, un piccolo muretto, proprio come ha fatto, o come anzi ha già il ragazzo del TikTok. E nel mentre, ragazzi, ne approfitto per ricordarvi di seguirmi su Instagram, TikTok e anche su Twitch. Ho detto così. Dove tra 2 ore saremo praticamente, ragazzi, in live. Quindi alle 20 non mancate. Il link è sempre in descrizione, vi aspetto tutti quanti. Anzi, e se venite da questo video, spammatemi queste emoji in chat. Grazie. Beh, raga, io adesso sto riempiendo questa parete. Riempiamo tutto quanto. E quindi ne possiamo mettere le liane qua. Ma? Ma veramente? Cioè, ciurma, funziona veramente questo life hack? Anzi, questo TikTok è... Wow, wow. E sono completamente invisibili. Cosa? Non si può, non si... Raga, sono assolutamente senza parole. Che life hack assurdo. Ed è confermato. Ciurma, ma questo TikTok ci fa vedere che noi possiamo enchantare una barca, piazzare nell'acqua e praticamente... Beh... Fa questi effetti e... Cioè, ciurma, io non ci credo assolutamente a questo TikTok. È palesemente finto, ma... A mia discolpa posso dire che in creativi possiamo enchantare qualsiasi oggetto con qualsiasi enchant. Quindi, per testarla meglio, creiamo subito un nuovo mondo. Dove c'è dell'acqua, naturalmente. Grande Minecraft. Comunque, visto che molti di voi mi dicono: ma che texture pack utilizzi? Vi ricordo, ragazzi, che è la mia texture pack. Visto, ragazzi, si chiama proprio Emerald Pack Beta, perché appunto è la mia. E trovate casomai nel link, nel primo link pinnato, il link della review della mia texture pack. E vi ricordo che per ottenerla bisogna essere abbonati sul mio canale Twitch. Easy, link nel primo commento o in descrizione. Ma adesso siamo giunti. La nostra barca è un Frostwalker 2. Beh, ciurma, io sto navigando normalmente nel mezzo del ghiaccio, a parte quello. Quindi mi sa che questo TikTok è completamente sfatato. Fake, fasullo. E sinceramente basta, Eddie, basta. Io mi sono veramente stancato di tutti questi TikTok fake che sfatiamo in ogni episodio. È giunto il momento di andare a farci finalmente una vacanza. Oh yes, proprio così. Ah, che bello, il sole, la spiaggia, i gabbiani, che buono. No, che buono non si mangia, che bello. Allora, ragazzi, in questo TikTok lui mostra che ottiene il blocco del portale. Abbiamo già confermato in una versione di Minecraft questo TikTok, ma a me quello che interessa è questo. Lo piazza, ragazzi, nell'end, ok? E dove lo va a tippare? Nel nulla. Assolutamente nel nulla. E infatti questo TikTok non poteva non essere nella rottissima Bedrock Edition. Quindi, raga, creiamo un nuovo mondo subito. Creativa, perfetto. Ma che altezza mi è uscita? Noi, raga, skipperemo il fatto del blocco del portale del Nether piazzandolo col set block. Intanto andiamo nell'end. Quindi, bam.
eccoci qua. Vediamo che succede. Mettiamo qua un blocco e facciamo set block. Tac. E mettiamo portal. Non ci credo. Dove ci troviamo? Dove ci troviamo? Mettiamo un attimo le coordinate. Raga, raga, guardate sopra di me le coordinate, ma soprattutto l'altezza, 32.744 blocchi. Cosa? What the fuck? Beh, ciurma, io direi che il TikTok è confermato, ma mi sa che ci metterò un'eternità a toccare terra.